Allora, mi metto al corrente che sembra che la registrazione di poco fa non sia stata conservata dal telefonino. Spero che sia soltanto un problema momentaneo e che nello spegnimento e riaccensione del telefonino successivamente io ce l'abbia. Fatto sta che, ripeto, si possano paventare due possibilità. La prima, nonostante il nostro non consenso, l'arrivo di carri attrezzi a portare via con le nostre persone all'interno del mezzo dal posto. Ovviamente non scenderemo dalle nostre auto nemmeno all'arrivo. Nella chat emergenza partirebbe per tutti l'avvio della chat. In caso succedesse una cosa del genere. Nella seconda possibilità, ci potrebbe essere, visto che è stata paventata, mi viene da dire in complotto tra, o in cooperazione, se così vogliamo chiamarla, come legislativamente l'hanno definita, tra, un componente della polizia municipale e, sempre lo stesso personaggio, agente della polizia, della questura, è stato paventato l'intervento dei vigili del fuoco e quindi probabilmente per fare abuso di forza e coercitivamente farci portare fuori dalle auto. Ricordiamo che noi siamo senza targa perché sono state rubate ancora una volta dalla polizia locale di Follonica e il motivo per il quale volontariamente stiamo rimanendo sul suolo per arrivare alla fine giuridica di questa condizione di persecuzione, inseguimenti e abusi. Visto non esserci nessuna attenuanti giuridiche da parte della polizia di Stato, e figuriamoci poi della polizia municipale. Quindi vi invitavo, per chi si sentisse di essere in accompagnamento a tutto quello che sta vivendo assieme a noi e che ha sempre vissuto assieme a noi e della surrealità di questa condizione, stavo invitando, dovesse accadere un'azione forzata, al contatto al 112, presentandosi con nome e cognome e territorio di riferimento proprio, e segnalando l'abuso di potere che si sta perpetrando per gli apolidi che erano in presidio dinanzi alla questura di Grosseto.
Confesso che sono Non hai ascoltato la diretta? Fatelo dire da Anni. Lascia un pochino aperto, in modo da sentirci. Ci vediamo. Lasciate un pochino aperto, in modo da sentirci. In questo momento l'agente classico solito di ieri che ha minacciato sta facendo un riassunto ai due agenti che si sono avvicinati a lui. Quindi ci sono tre agenti della Polizia di Stato sulle scale e i sei Polizia Municipale, tre donne e tre uomini. Tenete una diretta attiva. Tenete una diretta attiva. Fatto il segno? C'è il segno? Ah? Albert, ci siamo, quindi vediamo che cosa viene prodotto. No, no, l'attivo io nel momento in cui dovessi staccare il canale. Albert, ci siamo, vediamo un attimo che cosa accade. Vediamo la strategia che viene messa in atto.
grave. L'ho detto. Siamo alla frutta, eh. Proprio la frutta. Olaf, volevi dire qualcosa? Sì, volevo dire che poi ci sarà il caffè e la mazza caffè. Olaf, ci sarà il caffè e la mazza caffè. Questa è la situazione attuale, intorno a noi la calma. Tutto tace, dal secondo piano c'è sempre chi, spettatore, è lì che guarda.
Volevo precisare ai furbi del paese che le nostre auto non sono sprovviste di targa perché, in virtù del fatto che ci sono state rubate, siamo provvisti di tagliando permanente su ogni mezzo che fa riferimento alla nostra targa. Quindi siamo riconoscibili. Sentite bene l'audio? Si sente un po' a tratti? In differita? Guarda un po'. Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, prova. Un po' di ritardo. Pronti allo show? Pronti allo show? Show must go on. Mi perdoni, la invito a stare a distanza. Siete armati, non mi sento in Io ho sicurezza. detto vi Vi invito a invito a stare sostenerle la mia lontani. vicinanza, infatti io sto qua giù, La la invito a invito stare gentilmente a lontana. scendere da Tripoli perché dobbiamo Lei tornare. è armata, quindi vi invito a stare lontani. Ci sono le telecamere, lei sta registrando. Vi invito per la terza volta a stare lontani, non mi sento al sicuro, quindi siete armati, statemi lontani. Siamo lontanissimi. Perfetto. Vi invito io gentilmente a scendere da Tripoli. I signori sono stati invitati a starci lontano perché sono armati. Sono state messe le quattro frecce a tutti i veicoli. Sono state messe le quattro frecce a tutti i veicoli perché ci sentiamo non in sicurezza. Le forze dell'ordine della Polizia di Stato sono in concorso di colpa in questo momento perché sono al corrente di ciò che sta accadendo e quindi per quale motivo i nostri mezzi sono sprovvisti di targa fisica. I signori stanno adducendo alla mancanza di targa e di assicurazione. I signori non sono stati edotti dalla Polizia di Stato rispetto al nostro status giuridico.
e quindi chiediamo ai signori di starci lontano, perché non essendo cittadini italiani non rispondiamo alle loro figure. La Polizia di Stato è in concorso di colpa a questo scempio. Signora deve scendere dal veicolo, il veicolo è senza targa ed è senza assicurazione, siete un pericolo. Dovete Sono già scendere stati dal veicolo. edotti da parte nostra rispetto alla presenza del tagliando permanente su ogni mezzo e quindi non verrà risposto alle figure che non sono da noi riconosciute. I signori della Polizia di Stato sono stati edotti rispetto al nostro status giuridico e in complicità sono presenti a ciò che sta accadendo. Non essendo noi cittadini italiani, non possono essere in cooperazione secondo il cui da noi è stato rigettato e disconosciuto. Ci sentiamo accerchiati e quindi 112 da parte di uno di noi che fa presente a ciò che sta accadendo. Siamo accerchiati da persone che non riconosciamo essere polizia di Stato perché dalla legge sulla pubblica sicurezza del 1931 gli stessi non sono rivisti, sono provvisti di manganello, di pistola e di anche l'urticante. Sì, hanno anche l'urticante. In dotazione, Ripeto che la Polizia di Stato, i tre agenti, sono in concorso di colpa, siamo dinanzi alla questura, tutti stanno vedendo che cosa sta accadendo. Invitiamo a segnalare ciò che sta accadendo in questo luogo, su questo territorio. Lo faremo noi in prima persona come Apolidi. Siamo stati accerchiati, nonostante aver riferito ed essere in conoscenza del nostro status giuridico. Nico, stai chiamando tu, vero? Le telecamere sull'edificio stanno riprendendo il tutto, quindi qualunque cosa verrà messa in atto sarà in abuso rispetto alla violenza fisica e privata delle nostre persone, non essendo noi cittadini italiani. I sei soggetti armati e provvisti di manganello ci hanno accerchiati, in questo momento si allontanano. Non lasciamo il consenso alla divulgazione delle nostre immagini e dei nostri dati, qualunque essi siano rilevati sui nostri mezzi, visto essere signori anche oggetto di giornalai e notizie false. Noi invece abbiamo avvisato che per la nostra tutela eravamo in registrazione. È impressionante come i signori non siano stati edotti dai nostri precedenti presidi e tutto quello che è già stato vissuto dalle nostre persone. Questa è la cosa più assurda. Se solo si pensa che io in primis 2 anni e mezzo fa ho fatto dichiarazioni di apolitica proprio su questo territorio e da qui tutto è partito. E far finta che tutto non esista, dopo quello che è accaduto ieri,
all'interno della questura è veramente assurdo. Segnalate la condizione di violenza psichica e fisica nella quale ci ritroviamo. Sei soggetti apolidi. È così complicato leggere e rendersi edotti sulla legge, almeno la legge sulla pubblica sicurezza del 1931, almeno su quella. Olaf, ti chiudo questo in modo tale da metterlo su YouTube e poi riapro.